17:58, terzo tempo live, il post partita di Pescara Spezia, vittoria dei Liguri, 2-1 il verdetto finale. Lo Spezia ha capovolto la situazione dopo il gol che ha illuso il Pescara, siglato da Macin al 23° del primo tempo. Nella ripresa si è capovolto il mondo, potremmo dire così, al 68° il pareggio di Bartolomei e poi il 2-1 firmato dal neoentrato Gudjonsen, prima presenza in questa stagione, primo gol in Serie B. Andiamo allo stadio adriatico Giovanni Cornacchia, perché il nostro Enrico Giancarlo ha recuperato proprio al volo in extremis il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Tutto perché? Questa brutta partita, non brutto secondo tempo, perché credo che anche nel primo non avessimo fatto nulla di straordinario. Non ci fosse stato quel tiro di Machin, probabilmente finivamo il primo tempo sullo 0-0. È stata una partita brutta, un passo indietro molto pesante rispetto alla partita di Ascoli, dove si era vista invece una buona squadra con tanta voglia, con gente che ha corso per 95 minuti. Oggi non mi è piaciuta la squadra, non mi è piaciuto perché abbiamo sempre provato a palleggiare nel primo tempo là dietro, forse siamo stati 20 minuti con la palla tra Campagnaro, Scognamiglia e Drudi. Se devi costruire qualcosa non puoi lavorare così. Ha parlato con Zauri dopo la partita, Zauri ha detto ai nostri microfoni il presidente è molto arrabbiato. Ma sì, sono arrabbiato perché noi dobbiamo provare a giocare, non è che il fatto che ci mettiamo a tre dietro non significa che dobbiamo rinunciare a giocare, significa che dobbiamo cercare di stare più coperti, perché come avete sempre detto voi nelle prime partite prendevamo troppi gol, va bene tutto, però poi dobbiamo cercare pure di farne dei gol, ed è evidente che se giochiamo nella nostra metà campo facciamo un po' fatica. Diciamo che è un presidente tutt'altro che contento, ci mancherebbe altro, ma anche preoccupato dalle parole che dici. Ma quando si perde si è sempre preoccupati, però posso essere contento dopo una sconfitta di questo tipo, una partita dove nel primo tempo non hai rischiato nulla perché non hanno mai fatto un tiro in porta, e non è che nel secondo ne abbiamo fatti chissà quanti. Abbiamo preso due gol su una palla, un rimpallo dentro l'area nostra, e abbiamo preso gol su una palla che è arrivata per caso a come si chiama il giocatore che ha fatto gol? Bartolomei. Il secondo gol credo che una serie di errori non si può lasciare solo, è l'unico centravanti che c'hanno, l'abbiamo lasciata solo, l'abbiamo lasciato nelle mani di un giocatore che nulla ha a che fare con i difensori, quindi è stata una partita dove abbiamo sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare, poi alla fine c'è stato pure l'arbitro che credo che abbia sbagliato qualcosa, ma non possiamo sicuramente recriminare sull'arbitro. Io vedo un presidente più deluso e più arrabbiato di Crotone, è una sensazione mia o è così? Sì, perché mentre, ripeto, lo Spezia è una buona squadra, però questa era una partita che potevamo portare a casa con grande tranquillità, invece nella realtà ci siamo addormentati e cullati sull'1-0 pensando di aver già finito la partita, e invece non è così. Io non voglio vedere gente che si adagia sul risultato, gente che molla dopo 45 minuti. Quale deve essere la soluzione? E la soluzione è che si devono svegliare tutti, perché diversamente poi facciamo fatica. Cioè, questo è un campionato dove non si può concedere niente a nessuno e devi giocare 95 minuti. Se pensi che puoi gestire, sbagli di grosso, perché, ripeto, bastano due mezze palle, perché queste sono state veramente due mezze palle, prendi due gol e porti a casa una sconfitta. L'ultima, quando dice si devono svegliare tutti, si riferisce a tutti i giocatori o anche all'allenatore? Quando si devono svegliare tutti, si devono svegliare tutti, giocatori, allenatore, tutti quanti, perché non è che... Quindi in discussione Zauri torna? No, non è in discussione come non lo era dopo la partita di Crotone, però così come ho detto dopo la partita di Crotone,
sta a lui trovare le soluzioni, perché lui è l'allenatore, non lo faccio io l'allenatore. L'ultima, una domanda da studio da parte di Massimo, liberiamo il presidente. Sì, allora io cedo proprio la parola a Guido Colangelo, Aldo Fattore, uno dei due. Aldo? Io mi associo alle parole del presidente. Buonasera presidente, mi associo alle sue Buonasera. Parole e più che rabbia c'è... si resta proprio esterrefatti da quello che è successo. È come se avessimo assistito a due partite. Ho visto un Pescara niente di che, però stava portando a casa la partita, e dopo ho visto una totale assenza che mi ha lasciato senza parole. Ha ragione, la realtà è proprio questa. Infatti non si possono concedere pause di questo tipo in un campionato come quello di Serie B, dove c'è gente che se ti adagi un po' ti mangia la testa, quindi soprattutto squadre che come lo Spezia, ripeto, fino ad oggi avevano raccolto meno e avevano assolutamente bisogno di punti. Noi avevamo la partita praticamente in cassaforte, abbiamo fatto di tutto per riaprirla e siamo riusciti anche a perderla, la realtà è questa. Secondo il grazie al Presidente Daniele. No, sì. Per Guido Colangelo magari una domanda al volo, proprio veloce. Pronto. Ok. Buonasera. Sì, ciao niente, Guido. Volevo dirti, una partita brutta, veramente brutta, però c'hai ragione quando dici che non possiamo mai cullarci, perché qualsiasi squadra, anche se questa stava ultima in classifica, può mettere in crisi qualsiasi squadra, anche di alto livello, perché io penso il campionato è così livellato che non ci sono grosse differenze tra le prime e le ultime. Le ultime, quindi bisognerebbe dare una svegliata, come giustamente dici tu, a questa squadra, a questo allenatore e quindi a tutto il gruppo. Ce l'hai ragione. Sono assolutamente d'accordo perché è proprio questo il motivo per il quale in Serie B assistiamo ogni settimana a dei ribaltoni, no? Cioè chi magari è favorito perde la partita, chi non lo è la vince, perché evidentemente ci sono dei cali di tensione. Noi non ce lo possiamo permettere, i cali di tensione, perché se partiamo così, abbiamo fatto 8 partite e non abbiamo fatto fino adesso delle belle partite, però siamo stati bravi a racimolare 10 punti, che poco non sono. Però bisogna avere veramente l'attenzione sempre al massimo, e questo vale per tutti. Quanto vale per dipende dalla mentalità, Presidente? Secondo lei? Ma la mentalità non è una questione di mentalità, è una questione di provare a giocare sempre. E io poi vedo la squadra in allenamento e mi sembra che facciano tutte le cose fatte bene, e poi la vedo in campo e durante le partite mi sembra che qualcosa non va, perché in molti giocatori c'è la paura di osare, la paura di portare la palla davanti, perché quella cosa che mi dà fastidio di più di tutte è che giochiamo la palla dietro sempre. Non si può lasciare, con tutto il rispetto che ho per i miei difensori, ma in una squadra non può impostare il difensore. Perfetto, grazie al Presidente Daniele Sebastiani, molto arrabbiato e deluso, queste le parole rilasciate ai nostri microfoni. Massimo, sì. È proprio tutto, un saluto ancora ai tuoi ospiti, un saluto a te, ancora un grazie ad Andrea Berardinelli, terminiamo qui dalla Mix Zone dello Stadio Adriatico. Ecco, io ho notato una cosa, Enrico, prima di salutarci, sì. Effettivamente più che arrabbiato mi è sembrato deluso, vero? Sì, cioè, ma anche più della partita con il Crotone, perché probabilmente si pensava che Ascoli avesse cancellato quel blackout con il Crotone, invece il secondo tempo di oggi ha fatto tornare alla mente l'anticipo di 3 settimane fa contro l'11 di Stroppa. Il presidente, proprio anche nell'analisi tecnica, è stato preciso. Lui vuole vedere una squadra che gioca, l'ha ripetuto più volte anche nell'ultima domanda tua: non mi piace vedere la palla sui piedi dei miei difensori centrali. Quindi diciamo che un presidente deluso, ma conoscendo Sebastiani anche molto molto arrabbiato. E nella frase "si sveglino tutti", ribadita 2 volte, credo che ci sia tanto tanto da dover commentare. A te Massimo. Grazie Enrico Giancarli, che al volo ha recuperato il presidente Sebastiani. Insomma, questo va a impreziosire la trasmissione Terzo Tempo Live con Aldo Fattore, Fabio Ferraresi e Guido Colangelo. Però quando un presidente, Fabio, mi rivolgo a te che sei stato un ottimo calciatore e sei un allenatore, quando un presidente dice si devono dare una svegliata a tutti, beh insomma il bersaglio non può essere rappresentato dalla squadra, Presidente... Cioè, un modo di dire, però in realtà forse il messaggio è diretto. È chiarissimo. Il messaggio è indiretto, ma tra virgolette è diretto. Però mi è piaciuto il Presidente nell'analisi, perché
avrei detto le stesse cose. Io, quando se tu mi avessi chiesto il Pescara, come hai visto il Pescara nella costruzione del gioco, partendo dal presupposto che quando una squadra è in possesso palla ci sono tre fasi di gioco: la costruzione, lo sviluppo e la finalizzazione. Esatto. La costruzione del Pescara è una costruzione lenta, impacciata, con poca personalità. L'unico difensore capace di saper dare una palla di primo tra le linee o fare un cambio di gioco è Drudi, che ha qualità tecniche perché nasce mediano. Sì. E quindi, come ha detto bene... Bravo, hai detto una cosa che io non sapevo, centrocampista centrale. Come ha detto bene Daniele, ragione. Pescara nella costruzione oggi è stata imbarazzante, sembrava una squadra di prima categoria, fammi passare il termine, perché è troppo impacciata. E poi c'è lo sviluppo, che è la parte più importante prima di andare a finalizzare. Se lo sviluppo è prevedibile, con i quinti sempre sulla riga, ne parlavamo prima con Guido, cioè non c'è mai un interscambio mezzala quinto, non c'è mai un interscambio tre quarti prima punta e si gioca sempre sui binari, cosa vuoi sviluppare? Cioè diventi prevedibile. E quindi non finalizzi mai. Però con questo mai. Stai dicendo in modo chiaro, inequivocabile, che non c'è organizzazione, no, sul piano dello sviluppo della manovra, in fase lui, di possesso. Il presidente ha detto che vede la squadra durante la settimana, io non ci vado al poggio degli allenamenti, se non quelli di Legrottaglio qualche volta. Ma probabilmente in allenamento riescono a fare delle cose, poi mancando la cosa principale, e l'abbiamo detto quando sono venuto spesso da te, un leader in mezzo al campo, perché non c'è più Brugman. Sì, perché la perdita di Brugman molti la lasciano passare come una perdita normale, ma poi le castagne dal fuoco nello sviluppo le tirava fuori lui e quest'anno purtroppo non c'è più. E viene da sé che lo sviluppo diventa farraginoso. Su questo hai ragione, perché Brugman è un giocatore importante, imprescindibile in una squadra di Serie B. È anche vero che Palmiero l'hai avuto solo per tre partite, quindi magari diamo anche tempo a questo ragazzo che è stato infortunato. No, potrebbe essere l'alter ego, certo con altre caratteristiche, però l'anno scorso ricordo che sicuramente Palmiero è stato tra i migliori. Max, sicuramente con meno personalità di Gaston, questo è poco ma sicuro, ma perché purtroppo la storia... Vabbè, è chiaro, è anche più giovane. Esatto. Anche per comunque quello. Mi devo una risposta, sia lui che Colani. Ah, ecco, allora le risposte che dovevate alla domanda di Aldo Fattore. Tra il primo e il secondo tempo? Oggi, se tu fossi stato tra il primo e il secondo tempo, a fine partita, nel primo tempo. No. Alla luce di quello che è successo al primo tempo, per cercare di spiegarli perché è successo. Io li avrei stimolati a dare di più, ad accelerare un po' più il gioco, ad essere meno fantasiosi dietro, come giustamente dicevamo prima, e di cercare di tirare in porta, di finalizzare qualche azione, di essere concreti, mentre è la cosa più importante a fine partita, se tu invece è più importante forse a fine partita, meglio che non te lo dico cosa sarebbe successo, perché sarebbe stata la fine del mondo, cioè è una cosa inaccettabile, capito? Però lì ci vuole anche carattere e determinazione, anche, ecco perché molte volte dice, ma la squadra, io non voglio essere cattivo, però molte volte la squadra percepisce anche l'atmosfera e l'umore dell'allenatore, l'aria, diciamo, tutto quello che ci circonda. E quindi lì bisognerebbe cacciare un pochettino gli attributi e dire chiaramente le cose come stanno. Perché io sono d'accordo che Ascoli abbiamo vinto, perfetto, non voglio neanche adesso macchiare una bellissima, non prestazione, un bellissimo risultato, però la prestazione, voglio dire, il calcio è fatto di episodi, là ad Ascoli se becchiamo un gol probabilmente perdiamo pure quella partita e non è che abbiamo fatto, io non ho visto un grandissimo gioco, un grandissimo passo avanti. Però lì era importante limitare i danni. Ma dopo infatti 0-3 col Crotone. Ma io sono d'accordo, perché il calcio è fatto anche di questo. Io non sono di quelli che dicono, come avete giocato? Abbiamo giocato benissimo, che abbiamo fatto? Avete perso? No, scusa, io preferisco giocare male e vincere, no? E quindi è la prima cosa nel calcio. Poi però, se giustamente, dopo quella prestazione di Crotone, vai ad Ascoli, l'unica cosa positiva e la non perdere, figurati, abbiamo vinto questa partita, quindi tantissima roba, certo. Però forse ci siamo un pochettino seduti troppo, impresontiti troppo dopo quella gara vinta e oggi in campo
non c'eravamo, ma anche il primo tempo non è che giustamente sì, abbiamo giocato sempre allora, dietro le voi parlate da allenatori, però è vero, il primo tempo, ma io l'ho premesso, non è stato un primo tempo in cui il Pescara ha rubato l'occhio, assolutamente, ma non lo è mai stato così il Pescara, non è che il Pescara abbia fatto, ha mai giocato grandi partite, però hai fatto la partita giusta in quel momento per portare in porto se avesse raddoppiato Busellato, anche perché lo Spezia non si è mai reso pericoloso, quindi è stato anche un po' merito del Pescara. È vero che lo Spezia viene da 3 sconfitte consecutive, la condizione psicologica è quella che è, però tu non hai mai consentito alla Spezia di concludere verso la porta avversaria. Castrati però, è Massimo, stato spettatore scusami. Non pagato, quindi nella ripresa è vero che lo Spezia ha alzato il baricentro, ci ha creduto di più, i cambi dell'allenatore, ma tu ti sei proprio ti sei abbassato. Immagino cioè hai scelto la strada di abbassarti ed è quello che non va, quindi è una questione secondo me di mentalità, di atteggiamento. Ti posso dire una cosa, no, Massimo? Io per esempio il primo tempo vedevo per esempio questa squadra sì a giocare il lato, però anche lo Spezia si vedeva che c'aveva delle cose, sì, cioè, però era sterile, squadra, era sterile lo Spezia, però, no? Però si vedeva che stavano costruendo come del gioco, no? Sì. Delle trame, sì. E io chi mi ha impressionato tantissimo invece del Pescara oggi è Galano, sì. Il quale Galano, ho detto, ma come fa questo qui a correre così tanto? Nel senso che correva a vuoto? No, ma ha difeso, è andato a tutto campo. Quindi il sacrificio di Galano è incredibile. Avevo capito il contrario, scusa. È incredibile, su tutte le azioni dello Spezia, questo qua si trovava sempre sulla palla, andava a difendere, E infatti io penso un forte calo poi ha avuto giustamente il secondo tempo perché non poteva farcela e qui è dipeso perché oggi come oggi l'unico giocatore che può dare una sferzata o il leader potrebbe essere lui, sì. Però una volta calato lui la squadra si è spenta. Certo, perché si affida troppo alle giocate dei singoli. Assolutamente e quindi torniamo ad una manovra purtroppo che non esiste ancora, certo. E quindi sul piano del gioco bisogna migliorare. Però ciò nonostante, Fabio, io torno sempre sullo stesso discorso, sarebbe bastato poco per vincerla, no? Con un primo tempo così in cui non hai fatto chissà che cosa, non hai offerto una prestazione scintillante, però non hai rischiato, hai fatto gol, hai sfiorato il raddoppio, al secondo tempo inesistente. Io quello intendo dire. Secondo tempo inesistente, più per meriti dello Spezia, ti ritorno a dire anche io, come ho detto prima, che per dei meriti del Pescara, perché io ho visto dalla tribuna lo stesso atteggiamento del primo e del secondo tempo in fase di non possesso palla. E cosa voglio dire con questo? Voglio dire che una difesa 5 è utile e ha un significato quando spesso diventa 4. Certo. A 4 vuol dire che tu coi quinti a volte devi andare a attaccare i terzini, sì. Fa scalare il quinto opposto. E allora lì ha un senso, dove tu hai superiorità numerica in mezzo, anche se oggi 3 difensori contro una prima punta non servivano, però se è il tuo sistema di gioco, ok, devi trarre dei benefici nella costruzione almeno, e anche lì non l'hai fatto perché sei lento. Se tu dalla difesa 5 non riesci mai a fare una scalata in avanti, non sei mai coraggioso, non fai mai un interscambio mezzala quinto, diventa una squadra che con quell'atteggiamento per me è uguale a quello del primo tempo. È cambiato lo Spezia, è cambiato alla grande, perché quindi, giocatori di qualità, Ricci, ce l'ha, assolutamente. Quindi state mettendo a nudo i limiti del Pescara, certo, sul piano, però, voglio dire, dei concetti di gioco, perché anche non stiamo parlando soltanto probabilmente di... anche le qualità anche dei singoli a questo comunque, punto. Comunque anche le qualità, ma scusami se ti interrompo. Vai, Guido. Anche perché, scusami, noi gol l'abbiamo subito. Voglio dire, sulla difesa a 3, a 5, che a me mi fa ridere, tu lo sai il mio pensiero qual è, e sono d'accordo con lui. Però io, scusami, io vi faccio soltanto una domanda. Cioè, a centrocampo, il centrocampo è il fulcro, no? Di una squadra, dove nasce il gioco, è chiaro che nasce anche da dietro, però il centrocampo, diciamo, è il reparto fondamentale, centrale di una squadra. Se noi andiamo a vedere Memuscia, Busellato, Macin contro Ricci, Bartolomei e Mora, non mi sembra che ci sia questa differenza clamorosa. No, mi pare. Però il centrocampo dello Spezia non è più scarso del nostro. No. Cioè, appunto, sì, gente, voglio dire, gente, più o meno, cioè, tu brava, non hai un centrocampo scadente per provare a fare il gioco. Si dice che il nostro reparto più forte. Comunque, Massimo, secondo me il dito sulla piaga l'ha messo lui, che è importante, ma in questa squadra ci sono due mancanze. Una è la vera mancanza di un leader,
che in campo al momento giusto si faccia sentire. E poi un'altra cosa. Sì, però quello secondo me è sempre secondario. La prima cosa è il gioco. Tu devi avere un gioco, un'identità. Poi arrivano le altre cose. È andato via Brugman, sai chi doveva fare il lavoro? Che faceva a Cosenza? Sì. Palmiero faceva quel lavoro. Sì, come no. E quindi ero convintissimo che Palmiero lo potesse fare. Ma è giovane, in fondo è giovane. Cioè, non c'ha esperienza, la personalità. Posso aprire una parentesi? Palmiero faceva quel lavoro in una squadra che difendeva e ripartiva. Quindi doveva pulire dei palloni riconquistati dai difensori. Con un baricentro basso, spesso lancia. Invece il Pescara, spesso, almeno in casa, è una squadra che vuole proporre in teoria. Sì. Il Cosenza non proponeva mai, nemmeno in casa, perché Braglia lo conosco, l'ho avuto. Sì. Tutti dietro, palla lunga e si recupera la seconda palla. Quindi è tutto un altro tipo di gioco, Aldo, perché io facevo quel ruolo, te lo assicuro. Un conto è giocare con la responsabilità di essere sempre il punto di riferimento, certo, e farsi dare la palla anche marcato. Un conto è recuperare qualche pallone sporco e gestirlo, è molto diverso. Però Massimo, prima della pubblicità, per concludere questo tipo di discorso, ma il secondo gol che abbiamo preso su difesa schierata, quindi il problema non esiste, quindi è una mancanza anche di attenzione, di carattere, di poi, tra l'altro, tutto quello che vuoi. Tra l'altro il cross di Ramos, facilmente leggibile. Ma un cross lentissimo. Perché facilmente leggibile, parabola ad traiettoria ad uscire, lì c'era Ingelsson. Certo, assolutamente. Su Gudjonsson c'era Ingelsson. Lì è l'unico errore, perché sennò quello il giocatore dello Spezia ha fatto un salto veramente notevole, a parte che è già alto, è molto notevole. Ma non la deve beccare, il difensore lì se lo mangia, ma scherzi, ci stanno mille situazioni per impedire, insomma, no? Assolutamente. Allora ci dobbiamo fermare per la prima volta, 18 e 19, poi leggeremo quello che è successo in Serie B. Ieri il Cosenza ha espugnato Cittadella, per esempio io ho visto la partita brevemente, il Cittadella in totale controllo il primo tempo, ha sfiorato il raddoppio, una traversa di Luppi mi pare, se non vado errato, nella ripresa. E come la partita di oggi del Pescara, è cambiato tutto in 4-5 minuti e poi il Cosenza ha vinto meritatamente, per carità. Oggi il Venezia gli hanno annullato alla Salernitana un gol regolarissimo. Non l'abbiamo visto. Regolare. Eravamo concentrati su Pescara. No, perché io tra il primo e il secondo tempo riesci a, però, ho visto zona gol, però, e ha fatto tutto di gol. Sei tonicissimo qui, non ti sfugge. Io la Serie B la seguo, la Serie A non mi interessa. Ci fermiamo per la prima volta, linea a Roberto Cherchi. Eccoci qui, allora 18 e 23, intanto è cominciato il match tra Benevento e Perugia, il big match di questa giornata. In realtà mi pare che sia successo qualcosa, siamo al 21esimo, vediamo un po', forse un calcio di rigore. Intanto vediamo il quadro completo dei risultati, non completo perché ci sono partite che devono essere ancora giocate. In vantaggio il Benevento, tra poco vi diremo anche il marcatore. Benevento 1, Perugia 0. Armenteros, il cubano, svedese cubano, mi sembra una cosa del genere. L'armadio. È bravo, che ha una testa un po' particolare. Allora, Armenteros ha sbloccato il punteggio alla 21esimo. Benevento 1, Perugia 0. Questi risultati maturati tra ieri e questo pomeriggio. A Cittadella Cosenza batte Cittadella 3-1, Entella Trapani 1-1, Juve Stabia Pordenone 4-2, il secondo successo consecutivo 3-0 per la squadra di Caserta. Pescara, Caserta, non di Caserta, di Caserta Fabio del Caserta, tecnico Caserta, no, perché Juve Stabia di Caserta. A Pescara Spezia batte Pescara 2-1, tra l'altro lo Spezia aveva vinto con lo stesso punteggio nel 2014-2015 con una doppietta di Valentini, i primi due gol in Italia, difensore argentino che milita nell'Ascoli. L'allenatore di quel Pescara era Marco Baroni. Quindi Pescara Spezia 1-2, Venezia Salernitana 1-0, ha deciso Boccalon. Questi risultati delle partite che si sono finora disputate, abbiamo detto Cittadella Cosenza, il Cosenza ha vinto in rimonta, tra l'altro il primo successo stagionale per la squadra di Piero Braglia. Il primo gol del Venezia è Napoli, no Caserta, se mi Massimo. No, del tecnico Caserta, è quello, non di Caserta. Massimo, in questo senso. Il primo gol di Boccalon è stata un'azione straordinaria, tutta di prima, bellissima. Sì? Ma come fai a vedere tutte le... Allora, tra l'intervallo tra il primo e il secondo tempo della partita su DAZN, tu vai su zona gol e poi vedere tutte le partite.
Il dono dell'ubiquità, tutti che c'è? Tutti i gol. No, l'ha fatto, fa vedere gli erai. Fa vedere, ho capito, tutti i gol, e quindi ti dai un'idea. Ecco perché so che il fuorigioco... Sei fatto un'idea. E non c'era il fuorigioco... Assolutamente. Quindi Bocalon, che è stato il match winner della partita, vinta dalla Venezia. Il Venezia che è un buonissimo allenatore, per esempio. Io l'ho visto lo scorso anno all'opera, alla guida del Limolese, che è arrivato, credo, in semifinale, ai quarti di finale, mi pare. Ho fatto un gran campionato l'anno scorso. Sì, è una squadra che faceva giocare al calcio Limolese, che non aveva grandi individualità, una squadra normale, tra l'altro molto giovane, Dionisi, Alessio Dionisi, classe 1980, 39. Era stato contattato prima di Torino dal Teramo. Sì, sì, lo so. Lo sapevi? Sì, come no. Il Teramo aveva contattato anche Andrea Camplone. Questo non lo sapevo. E come no? Cioè, stato, il contatto è stato ufficializzato dalle parti. Poi Camplone è andato. Sapevo di Dionisi perché sì, l'avevo saputo così. Di traverso. Il Teramo domani giocherà con la Paganese, inizio ore 17.30. L'avvio stentato da parte del Teramo perché ha investito molto, però insomma i risultati non sono pari alle Dio attese. Stendiamo questo è poco, un pietoso, questo è poco ma sicuro. Vediamo la classifica del campionato di Serie B, perché abbiamo letto i risultati delle partite che si sono sin qui disputate. Il Benevento in vantaggio sul Perugia al 21esimo, il gol di Armenteros. Allora, questa è la classifica. Il Benevento ha 15 punti, ma può arrivare a 18, perché Benevento ne aveva 15 prima di questa partita, mi pare, sì, no? Sì. Quindi può andare a 18, però la partita è in corso d'opera, siamo soltanto al 25esimo del primo tempo col Benevento in vantaggio. Crotone, Empoli, Perugia e Salernitana a quota 14, Ascoli, Venezia, Entella e Cittadella 12, Pordenone 11, Chievo, Cremonese e Pescara 10, Pisa 9, Cosenza, Spezia e Juve Stabia 7, Frosinone 6, Trapani 5, Livorno 4. Naturalmente la classifica è parziale perché ci sono ancora diverse squadre che devono scendere in campo, però le squadre che avevano 4 punti, due di queste squadre hanno vinto la partita, e stiamo parlando del Cosenza, primo successo stagionale, appunto dello Spezia. Quindi insomma è sempre, Fabio, il solito campionato di Serie B, bisogna stare sempre attenti, perché con una vittoria ti puoi ritrovare, no, verso le sfere alte della graduatoria, ma un passo falso poi ti può creare dei problemi. Beh, la Serie B negli ultimi anni ha dimostrato che la parola chiave è continuità. La continuità. Quindi una squadra che ha continuità, che cerca di avere un ritmo costante, alla lunga arriva. Però se poi fai risultati così altalenanti, comunque, Fabio, perdi anche un po' di autostima. Vedere Frosinone 6 punti. Certo, però deve ancora giocare. Io, sì, vabbè, ma sì, no, 6 punti effettivamente. Con l'organico sono che d'accordo Frosinone, con te, 6 punti vuol dire. Assolutamente. Il problema del Frosinone è la grande delusione. Secondo me il problema del Frosinone è che ha giocatori che sono lì da troppo tempo. Ah, ecco. Ci vuole un cambio proprio. Questa è un'interessante chiave di lettura. Un cambio di stimoli, lì è finito un ciclo secondo me già da tempo, però rimangono ancora gli interpreti fondamentali, quelli che hanno vinto. Sì. È un po' quello che è successo, se vogliamo, al Crotone lo scorso anno, all'inizio della scorsa stagione. Che poi dopo ci sono stati cambiamenti a gennaio, nel mercato di gennaio, l'esonero di Stroppa, il ritorno di Stroppa, l'interregno di Massimo Oddo, e quest'anno il Crotone è una squadra, l'altra squadra che gioca meglio. No, è la migliore squadra. Cioè, io sono contento, Massimo, per Giovanni, sì, che sono andato a trovare quando ho giocato qua a Villa Maria, sì, come ho fatto l'anno scorso, perché al di là che è un ragazzo umile, sì, e vi conoscete, quindi abbiamo giocato assieme a Vellino, l'anno di Zeman, ed eravamo molto amici e il rapporto continua tuttora, e sono contento perché qua a Pescara è stato un signore. Sì, sono d'accordo con te. Gli sono state dette delle parole brutte. Si è dimesso, Forse sì, uno degli ultimi a essersi dimesso negli ultimi anni. Insieme a Pioli l'anno scorso alla Fiorentina, penso. Sì, sì. E quindi gli ho mandato un messaggio dopo la partita e gli ho fatto i complimenti perché ha dato dimostrazione di grande organizzazione e grande calcio. E mi ha preparato la partita alla mattina davanti a un caffè. E si è rivelata poi dopo 5-6 ore uguale a quella che mi aveva detto che avrebbe fatto. Quindi la partita successiva il Crotone ha dato spettacolo in casa. Sì, ma poi è cresciuto tantissimo. Si dice, i latini dicevano per aspera ad astra, magari attraverso le difficoltà, certo, perché lui è arrivato nel posto giusto a Pescara, ma nel momento sbagliato. Era troppo giovane, veniva dopo Zeman, veniva dalla Serie C. Sicuramente era un tecnico promettente, però è stato, no, qualcosa di più grande di lui, no, questa avventura
col sì, Pescara. Non andava d'accordo, non è stato con, aiutato neanche. Con qualche dirigente, ha avuto cioè, degli screzi che gli ha messo contro una partita di tifoseria, cioè, perché poi bisogna dire qualche, tutto quello qualche che giornalista anche qualche giornalista, qualche un po' di tifosi, contestazione, diciamole le cose. Contestazione. Io sono escluso. No, no, tu non sto parlando io, sto parlando io, infatti. No, no, contestazione faziosa, a volte anche senza senso, perché si è dimesso che era salvo addirittura. Certo, beh, certo. Si perse, mi ricordo, a Siena, sbagliò il rigore Vukušić, gol di Valiani che decise quella partita. Il Pescara era in una situazione di classifica, certo, non era, diciamo che era, mi pare, quart'ultimo, qualcosa del genere. Aveva 11 punti, non sì, mi sembra quart'ultimo e si dimise. Stessa cosa ha fatto, per parlare di persone che insomma, di gentiluomini, di persone che hanno il coraggio di dimettersi, non si è dimesso Di Francesco, ma ha risolto contestualmente il rapporto e ha lasciato 2 anni di contratto, ragazzi. Altri 2 anni di contratto, lui aveva un triennale. Però diciamo, cioè, Di Francesco ha dimostrato, non lo fanno tutti, eh? Ha dimostrato di essere un signore, però. Sì, ma tanto non la scelta di andare a Genova è stata infausta, perché con quel presidente, sì, con quella cioè, società che non si sa vendo o non vendo. Sì, per, no, quindi a maggior ragione aveva un triennale. Sì, un triennale, però onestamente credo 1,5 milioni a stagione, 1,8 si fa, qualcosa del genere. Sì, ma comunque io sono convinto che al limite non serve a nulla tutta questa galanteria e questo buon fare. Sì. Cioè io oramai sono anziano, quindi posso parlare a ruota libera, quindi cioè, anzi ho sempre fatto, quindi il problema è un altro, è che nel calcio tante volte non viene apprezzato il gesto, sì, il gesto, il signore, la persona per bene che vorrei risolvere i problemi e togliere castagne dal fuoco ad una società che fa degli investimenti, una società che si è impegnata e ha preso un impegno, perché se ti chiamano vuol dire che ci hanno avuto stima. Sì. Quindi tu quando vai male molte volte devi dare l'esempio e dire benissimo, stiamo andando male, si sta sbagliando, grazie della fiducia, arrivederci e ciao. Oramai non succede più. Non succede. E quando succede, di questi personaggi vengono dimenticati, sì, cioè non viene preso in considerazione. È una rarità. Che ti puoi fidare, sì, è una rarità. Sì, però io spero che da un momento all'altro gli allenatori cominciano a dire: sai che c'è, io c'ho un triennale, non mi muovo da qui per 3 anni e tu mi paghi. Ah, certo, vabbè, è sì, capito, ma bisogna fare anche così. Ma tanto, sì, ma tanto però, devono pagare uguale. Di Francesco ha deciso che non c'erano più le condizioni, perché da quello che mi risulta Ferrero lo avrebbe anche, anzi l'avrebbe tenuto. Sì, sì, lo avrebbe tenuto senza problemi, ma è stato lui a decidere per la risoluzione consensuale, che poi è stata consensuale il rapporto di lavoro. Ripetiamo, ha lasciato altri 2 anni di contratto a 1,8 credo netti a stagione. Non credo che lo facciano tutti. No, no, non lo fa quasi nessuno. Come l'ha fatto, la stessa cosa dicasi per Gattuso, che anche Gattuso insomma, Gattuso anche aveva lasciato quindi. Comunque visto che stiamo parlando di allenatori, una cosa che veramente è penoso quello che è successo al Milan. Lo so, quello non si può esonerare. Torniamo e lo chiami e non gli dai il tempo. Assolutamente, di assolutamente. È stato un esonero ingiusto quello di Marco Giampaolo. Ci dispiace davvero tanto. 18:33, tra poco torneremo in pubblicità. È un passo falso, è un passo indietro considerevole, come ha dichiarato il presidente Sebastiani. Secondo voi preoccupante? Partiamo da Fabio. Io mi coglio un po' impreparato, nel senso che secondo me il Pescara sta facendo male, non è un passo falso, un passo indietro. Con l'Ascoli, lui presidente aveva detto che era stato dentro l'area dell'Ascoli, mi ricordo alla tua trasmissione, ma ha fatto gol al 90esimo su una ripartenza. Cioè, giocando così alla lunga secondo me si fa fatica, io lo continuo a dire, a me Pescara non piace con questo atteggiamento, quindi io non lo vedo, non è che prima aveva fatto un passo avanti, per me era rimasta più o meno una squadra piatta che poteva vincere in modo sparagnino con un episodio. Quindi è un andamento secondo te preoccupante? Un andamento costante e in negativo, purtroppo oramai sono un po' di partite, quindi non è la seconda, la terza. Che giornata è? La settima, l'ottava? È l'ottava giornata. L'ottava giornata, l'andamento è quello, non è né prima che si andava in quinta, adesso si va in terza. Quindi per l'organico che ha dovrebbe fare meglio? Questa è la domanda. No, forse io qualche attenuante a Zauri, a Luciano gliela voglio dare, al di là che secondo me è una persona in gamba, sempre giusto nella disamina, sempre un signore, anche oggi non si è lamentato. Probabilmente è una squadra non forte. Non forte? No.
Questo è stato anche uno spunto di discussione tra il sottoscritto e il presidente lunedì, è stato un contraddittorio civilissimo, per carità, un confronto sereno. Una squadra media. Quando io ho detto che davanti oggettivamente c'è molto meno rispetto all'anno scorso, insomma, mi pare che sia un dato acclarato. Comunque, al di là dei punti di vista. Diventa preoccupante se per esempio domenica dovesse perdere un'altra volta in casa con Benevento e la prestazione non dovesse essere all'altezza, allora diventa preoccupante. Perché cominciano ad essere parecchie partite, però io sono d'accordo con Fabio e anche con Guido, la squadra fino adesso non ha dato delle prestazioni esaltanti. Assolutamente, tutt'altro che esaltanti. Appunto, tutt'altro che esaltanti, però io penso che anche la squadra non è, rispetto a quella dell'anno scorso, sia nettamente non difficile. È competitiva. Guido? Ma avete detto tutto voi, quindi io non potrei aggiungere altro, però il mio pensiero è uno, è una squadra senza anima e quindi è preoccupante, perché come giustamente dite voi, eppure aveva dimostrato secondo te un'anima ad Ascoli, io questo voglio capire, perché no. Tutti quanti hanno detto, no. Più o meno tutti, finalmente una squadra con un'identità, cioè un'organizzazione più che un'identità difensiva. Ma non dobbiamo farci prendere dal fatto che per la prima volta non ha beccato gol. Cioè, non capito? Cioè, non piglia gol, cavolo, allora giochiamo bene. Ma gli episodi li conosciamo nel calcio, come si evolvono. Quindi, però c'è stata una buona organizzazione, sì, buona organizzazione dal punto di vista difensivo, dico. Sì, però voglio dire, hanno avuto delle buone occasioni. L'Ascoli in alcune ripartenze potevano anche anche infliggere a Pescara una sconfitta, no? Poteva, come quindi se tu fossi un tifoso saresti preoccupato? Io sì, io sarei preoccupato in questo momento, ma soprattutto per la mancanza di carattere della squadra, della mancanza di personalità probabilmente, capito? Ecco, o anche di autostima, non so come chiamarla, perché fare oggi per esempio questo cambiamento tra il primo e il secondo tempo, beh, un problema te lo dà, cioè come è possibile? Cioè tu stai vincendo 1-0, sì, c'hai paura, ma quando vinci la paura dovrebbe andarsi a farsi fottere, cioè devi essere più sbruffone, più eclatante, più... La paura dovrebbero avere gli avversari. No. Teoricamente. Invece il secondo tempo tu rientri in campo, anzi non rientri in campo. E comunque io Zauri non lo conosco, so che è una bravissima persona, è uno che ha ottenuto dei risultati, un grandissimo... Però evidentemente lui deve darsi, come dice il Presidente, deve darsi una mossa, perché l'allenatore fa parte del, anzi, in queste situazioni io dico sempre che l'allenatore è un 20%, da un 20% sì, quando è positivo, ma certe volte se è negativo ti dà l'80% di negatività e quindi voglio dire, deve essere lui per primo a darsi una mossa, a pigliare qualcuno in qualche maniera, non lo so, in buona maniera o in cattiva maniera, come non lo saprà lui, e darsi una svegliata, come dice il Presidente, perché chiaramente devono dare una risposta, questi sono professionisti, non è che possono farci soffrire. Su questo non ci sono dubbi. Aldo, tra l'altro il confronto tra Sebastiani, credo anche Repetto, Bocchetti e Zauri c'è stato a fine partita, perché poi Zauri si è presentato con notevole ritardo ai nostri microfoni, di solito non succede, quindi evidentemente avranno già parlato e analizzato. Ma indubbiamente, non credo che una sconfitta come quella di oggi passi così sotto silenzio. Io penso appunto per il ritardo, ma e poi generalmente sappiamo il Presidente quando si perde generalmente si sfoga. Adesso bisogna vedere, e per me diventa importante, diventa un bivio importante la partita con Benevento in casa. Diventa un bivio importante. Sì, perché guarda, tu pensa un po', adesso che hai detto prima, le squadre che erano a 4 sono andate a 7. Sì, due squadre sì. 6 a 10 punti. Spezia, dovessi perdere col Benevento, poi mi pare devi andare a Castellammare. Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia di Caserta. Di Caserta, esatto. Fabio Caserta. E tu pensa, qualora dovesse andare male a Benevento, dopo 3 giorni vai, diventa uno scontro. Sì, poi Pescara-Pisa. Oh, e poi si va ad Empoli con Pescarese, prima della sosta si va ad Empoli, quindi calendario io sono d'accordo con loro, è una situazione da prendere con le molle, perché non è una situazione molto delicata. Assolutamente, Fabio, è una sconfitta in realtà, insomma, che non ci voleva, questa è una mazzata, no? Perché tu avevi dato comunque un segnale di vitalità, di organizzazione quantomeno, di solidità ad Ascoli, e poi torni a giocare davanti al tuo pubblico, seconda
sconfitta dopo consecutiva. La sconfitta col Crotone. E perciò, seconda sconfitta consecutiva. Quindi, da che cosa si riparte secondo te? Cioè, sarà messo in discussione anche questo sistema di gioco? Secondo te dalle potrebbe parole, tornare a 4? Dalle parole del mister che ha lasciato prima ad Enrico, non credo. Lui ha fatto intendere che vuole dare un po' di continuità a questo nuovo sistema di gioco e quindi penso lo riproporrà, a maggior ragione col Benevento che è una corazzata del campionato, però si riparte da quali certezze, punto interrogativo, non... Certo. Dove stanno le certezze in questo momento? Non lo so. La certezza mia, l'ho detto prima e lo ripeto, le due certezze del Pescara sono Macchin e Galano, ma la considerazione che ha fatto giustamente prima Guido, se tu Galano gli dici di stare sul play, di rincorrere, di accorciare, è chiaro che poi in fase di costruzione e quando c'ha la palla nei piedi non ti garantisce quell'estro, quella fantasia e quella qualità che ha. A meno, allora, che, allora, a meno che la squadra non sia un po' più alta. Esatto, ma siccome, se, però ma siccome, più alta non ma, la puoi avere la squadra perché c'hai, scusa, dei difensori lenti e datati. Scusa un attimo, scusami, Fabio, un attimo solo, no, per Massimo, perché ne discutiamo sempre. Ecco, nel momento in cui Galano ti viene a difendere al limite a tre quarti campo, è lì che poi gli inserimenti, come diceva anche Fabio prima, ma il quinto basso che fine, dove sta? Che fa? Certo. Fa il settimo basso, cioè voglio dire, sono quelle situazioni che poi noi chiamiamo schema, chiamiamo sistema, ma io non lo, è un modo di giocare. Io sinceramente nel primo tempo li ho visti un po' più applicati gli esterni, sì, rispetto alle ultime partite. Sì, ma più applicati, cioè, ma anche un po' più offensivi, nel senso che provavano, poi è chiaro ma che provavano se la palla a fare il cross, scusa, a crossare, ma c'è, se non manco fa il cross, sì, che stai a fare, insomma, io però su voglio, quel binario. Se posso finire la considerazione, certo, avevo iniziato, no, questa qua era l'abbiamo appurata, che Macchina e Galano sono i giocatori di qualità e secondo me devono essere messi in condizione di esprimerla, certo, e quindi magari esonerarli anche ogni tanto da qualche compito difensivo. Ma torniamo a monte, come diceva Guido, i quinti sono utili se ogni tanto ricevono una palla dietro una mezzala opposta, attaccano le spalle del loro quarto terzino, del loro quarto difensore terzino, certo, di fascia, in questo caso non lo so, Masciangelo, chi ci aveva davanti, non me la ricordo la distinta, chi era il 2 delle Vignali. Vignali, sì. Se tu sei efficace, se gli attacchi una volta alle spalle, se vieni dentro al campo dietro la loro mezzala o dietro il loro play, allora lì sei efficace, quando tu hai saltato 2, 3, 4 uomini della linea Maginot, tra virgolette, che stava mettendo lo Spezia. Quindi tu ricevi palla oltre una linea e allora là sei efficace. Se tu ricevi palla, ok, come ha detto Guido, sulla linea, ma poi dai il tempo alla mezzala di rivenirti sotto palla a contrastare, cosa hai risolto? Puoi mettere un close dalla panchina o da sotto i distinti, ma c'hai sei persone posizionate là. È sempre una questione di sviluppo della manovra. Io ho visto che la giocata tipo da quando è passato a 3 il Pescara è questa, non so se l'avete notata anche voi, perché oggi un paio di volte è successo. Drudi prende palla all'inizio, e cambia, sì, gioco sul quinto opposto, che è Masciano. Stai dicendo, sì, la stessa cosa. È stessa cosa, certo. Scognamiglio, che ha sbagliato il lancio. Però ci hai mai fatto caso, Massimo, che quando prendono palla la mezzala arriva, sì, sullo stop gli arriva addosso. Certo. Quindi cos'hai risolto? Hai dato ampiezza al gioco, ma non hai superato nessuno. Finita l'azione. Quindi è sempre una questione di sviluppo. Tempo, quindi ci, detto, siamo. Ci siamo, è sempre una questione di sviluppo della. Come ha detto Massimo, il primo tempo, un pochino proprio dalla parte sinistra, da Masciangelo, sono venuti. Sì, un po' più intraprendenti, esatto, ecco, esatto, cioè, rispetto alla partita di Ascoli, per dire, dove lì hai scelto di fare una partita difensiva, ti è andata bene. Il pareggio, fatta perché anche, era il massimo. L'hai fatta anche con attenzione, per carità, perché l'Ascoli, al di là del palo colpito da Scamacca, il colpo di testa nel secondo tempo, adesso non mi ricordo di chi, la parata di Fiorillo, non mi pare. Che... Sì, come si chiama quello che è brasiliano? Quello, sì, lì. Vabbè, insomma, c'è stato un colpo di testa da parata di Fiorillo, adesso non mi viene in mente il nome. Al di là di queste due occasioni, in realtà l'Asco non si è mai reso pericoloso. Quindi, sul piano dell'atteggiamento difensivo e dell'organizzazione, il Pescara aveva superato anche la prova. Però poi, quando giochi in casa e devi vincerla, è lì serve qualcosa in più, no? È sempre una questione anche di partite esterne. Sai cosa? La mia considerazione che stavo finendo prima è se il Pescara dovesse recuperare un gol con questo atteggiamento, come fa? Cioè, bravo,
se la partita la porti sullo 0-0 magari alla fine la puoi anche vincere con l'episodio, ma se tu con questo atteggiamento, con questo sistema di gioco, con questa mentalità vai sotto, come la ribalti? Punto interrogativo. Fabio, ti faccio una domanda, scusa, secondo te, io ho visto la prima, ne parlavamo nell'intervallo, quel ragazzo Pavone, tu lo io lo, a sto punto mi manca un ma giocatore che scappa. Aldo, l'uomo. Ma se giochiamo 5-3-2 Pavone dove lo mettiamo? Cioè, se, il Pavone sarebbe forte se facesse l'esterno di un 4-3-3, sono d'accordo. Infatti, infatti adesso per esempio è tagliato fuori anche Cisco. Ma abbiamo cambiato lo sta provando come quinto in allenamento, io sono andato a vedere gli allenamenti la scorsa settimana, però Cisco secondo me fa fatica a fare il quinto. Magari potrà farlo un giorno perché comunque c'ha gamba, però Cisco con questo modulo, con questo sistema di gioco è tagliato fuori. Al limite di Grazia può giocare tra le linee, quello sì, no? L'anno dove lo mettiamo? No, perciò se fa, no, poi è una scelta, puoi fare anche un 3-4-2-1, lo rendi un po' più offensivo, fai giocare Galano con Di Grazia, oppure io ho sempre pensato magari alzi Machin. Fai una cerniera di centrocampo con Memuscia e Busellato, per dire, o Palmieri. E davanti Machin. Machin con Galano alle spalle della punta potrebbe essere una soluzione. Sì, sì, però abbiamo tanti giocatori che poi sono morti. Di Grazia, Cisco. Poi 4-3-2-1. No, 3-4-2-1. Con questo sistema di gioco alzi un po' di più Machin. Però è sempre poi, cioè non è una questione solo di numeri. E poi dopo di atteggiamento e di interpretazione. Prego, voglio farvi una domanda, ma io. Forse ti ripeto, è quadrato il pallone per me. Ma Busellato mi è piaciuto? A me sì. A me tantissimo. Io infatti sono rimasto sorpreso quando è stato avvicendato. Io sono rimasto tantissimo. Infatti dico, ma che cavolo è questo? E la riconosci oggi? Non dico, ma possibile è lui. No, però chiariamo un aspetto. Non si è fatto assolutamente male. Perché è stato a terra parecchi minuti. Ma non c'entra niente. Quando è uscito dal campo, si è visto proprio dalla sua gestualità. Ma chi io devo uscire? Era sorpreso lo stesso giocatore. Poi Zauri comunque ha spiegato la sostituzione. Gli serviva un giocatore che avesse più gamba. Io sinceramente la gamba di Ingles. Ma guarda, non che, l'ho vista, ma guarda quel che Busellato ha camminato, ha corso, ha fatto, ha arato il campo anche lui, capito? Cioè, e quindi dico, siccome sono arrivato tardi, quindi dico, forse non avevo percepito. Allora facciamo così, ci riposiamo per l'ultima volta, linea alla regia, pubblicità, caro Aldo, poi torneremo per le considerazioni finali, magari faremo un accenno anche sul Teramo, che domani gioca una partita molto delicata con la Paganese, che non è una grandissima squadra, però è una squadra che fa punti. Lo so, che ha già conquistato 15 punti, nella Paganese gioca ancora c'è un giocatore che ha la stessa età di Fabio, Scarpa, è del 79 e ha pure segnato, 40 anni ha pure segnato l'ultima partita. Vabbè, andiamo in pubblicità. Eccoci qui, torniamo in diretta da studio alle 18:50, abbiamo 5 minuti 5. Stava raccontando un episodio bellissimo che fa parte della storia del Pescara Guido Colangelo, poi un giorno lo rivedremo. Stavo parlando innanzitutto del grande Zeman. Ma Zeman, vabbè, stiamo parlando del numero uno in assoluto, ma a parte questo, tra l'altro l'ho avuto come allenatore, lo ricordava poc'anzi lo stesso Fabio, stagione 2003-2004 ad Avellino con Stroppa, c'era Kutuzov, c'era un giovanissimo centrocampista che poi è arrivato al Milan. Nocerino. E, insomma, c'erano giocatori giovani che il Boemo ha valorizzato perché è un maestro, e questo lo sappiamo. È vero che poi quella Lino retrocesse, ma a tutti ragazzini. Allora, sabato prossimo Pescara Benevento. Il Benevento conduce 1-0 sul Perugia. Al 20° Armenteros, siamo nel primo tempo in pieno recupero, 48° del primo tempo. Benevento imbattuto, unica squadra imbattuta. Gran per me un giocatore, va bene, non è una sorpresa, mi piace da morire Viola. Nicolas Viola, un giocatore da urlo in Serie B, se sta bene anche lui con la testa. Giocatore di grande qualità. Ma grandissimo temperamento di tutto. C'è anche Kragl da questa. Quello che piaceva a Marchetti. Ci sarà il confronto ravvicinato con Pierpaolo, che salutiamo. Domenica prossima, ore 15, Pescara Benevento. Tra l'altro, Inzaghi adotta il 4-4-2, Fabio. Che non fa più nessuno in realtà. Se andiamo a vedere. Lo sai che il doppio centravanti è tornato di moda invece? Magari non con questo. No, io dicevo però 4-4-2, però. Adesso molti stanno utilizzando 3-1-2. Infatti. Con molta densità lì in mezzo. Sì. Con il trequartista è l'arma tattica che va a dare fastidio al regista avversario. Con poca ampiezza, molta densità, è più facile da insegnare, però secondo me è anche molto difficile da praticare in un certo modo. Perché se non c'è le mezzali di gamba.
gamba i terzini che spingono, assolutamente, l'ampiezza non la trovi mai. Sono d'accordo, e quindi con te. Diventi molto prevedibile anche così, però le due punte stanno tornando di moda. Stanno tornando di moda. Ti Guido, posso dire una cosa? Sì, tu come giocavi? Io sai come giocare e come giocherò. Io devo propormi a qualche squadra che mi richiama, voglio tornare in campo. Lo dico ufficialmente. Oh, viva la sincerità! Viva la sincerità! Allora, secondo me andiamo insieme, Fabio. No, uno in tribuna e uno in panchina. Ti è ritornata la voglia? No, sto scherzando. Sto dicendo, no, per dirti come giocherei oggi. Ora mi piglieranno, si metteranno a fischia tutti da casa. Io giocherei con l'1, 2, 4, 1, 2. Ho fatto i conti. Vabbè, tu. In sintesi, l'1, 2. 1, 2, 4, 1, 2. Vabbè, 3, 4, 1, 2. Ma tu chiamano come ti fai? Cioè, quello vero, però. No, quello. Non lo chiamo, noi li metto insieme. Io li metto separati. Ah, staccato il libero. Quello staccato, libero. Ma dietro alla porta quando c'è bisogno. Guido. Se c'è bisogno. C'è la preistoria. Se non c'è bisogno, però, questo libero viene a rompere l'anima in mezzo, sì, al campo, capito, in qualsiasi parte. Come faceva Scirea, l'abbonare. Ma io non me lo ricordo. Gaetano Scirea. Non me lo ricordo perché io seguivo le squadre, non vedevo le partite. Oltre il libero, tu faresti giocare il terzino destro, il tuo concittadino Vincenzo Pilone? Ma sì, anche, come anche no, che certo. Spingeva, ma io più che Vincenzo quello lì farei giocare la Fumir, lo chiamavano la Fumir, cioè che faceva il fumo, che quando partiva bruciava il campo, no? Che era di Castiglione Messer Raimondo, immagino. Perché quindi rispolverare il vecchio libero. Ma il libero, scusa, però guarda, anche perché io vedo che anche in Serie A adesso, in molti, hanno questo uomo sempre staccato, ma non ne vada nessuno. Certo, sono d'accordo. Quindi va il libero, no. Vuol dire che non in senso che in linea giocano pochissimi. In linea, ma quando mai? Pochissimi allenatori fanno giocare in linea. Assolutamente. Anche perché lì è una questione anche di intelligenza. Deve finire questa storia. Quindi se si scoprono ancora meglio e dice, vabbè, giochiamo col libero, forse piglieremo meno gol tutte le squadre. Dalla anche serie il discorso alla sulle palle inattive, marcare a zona uomo. Tu di che idea sei, Fabio? Tu fai, cioè, quando alleni, fai la zona mista, come funziona? Allora, a me piace, per esperienza, anche da quando giocavo, mi è sempre piaciuta la marcatura un po' a zona, un po' a uomo. Ah, okay. Se ciò è struttura, chiaramente preferisco la marcatura uomo. Certo. Perché comunque dai dei riferimenti, dai delle responsabilità, sai che il tuo uomo non ti deve fare gol, al di là dei blocchi, delle cavolate. Certo. Se non c'è struttura, magari quelli un po' più strutturati gli dai i punti di riferimento più importanti, vedendola distinta, perché poi si conoscono i giocatori, dove ci stanno più centimetri, e gli altri cerchi di farli marcare a zona, di attaccare la palla in avanti. Dipende quindi sempre, dipende sempre dal materiale, però io sono per una cosa mista, mi piace. Zona mista, sì, però diciamo così. Una volta si giocava ad altri ritmi, sì. Però una volta c'era un credo assoluto, erano tutti giocatori bravi. Questo sì. Cosa che oggi... Vabbè, il livello è scemato e di tanto. È vero questo. Una abbiamo volta 15 secondi, 3 secondi a testa, diciamo così, sul Teramo, Aldo. Guarda, io sul terreno non ho più parole, io voglio sperare che domenica faccia risultato, perché guarda, l'ho viste tutte le partite, c'è da mettersi le mani nei capelli, escluso la partita che ho fatto Correndi a Vibo, dove stravince, ha giocato da Teramo. Correndi vincono tutti, però insomma, ci sta anche a Potenza, ha fatto il primo tempo, il secondo tempo. Rischia Tedino? Secondo me sì, scusa, per la prima volta il presidente è bravo, i due direttori hanno lavorato bene, i giocatori hanno voluto Tedino. Secondo me c'è mia? Stato un errore quello di aver dato totale carta bianca all'allenatore nella costruzione dell'organico. Fabio? Se rischia Tedino non lo so, mi dispiace perché una volta che si è trovati un presidente così, come si può dire, solvibile, così importante, che ha questa disponibilità, che aveva ridato entusiasmo, certo, a una città che comunque era ancora depressa dai fatti che conosciamo, è un peccato. Assolutamente. Quindi anche se Andrea Iaconi non ci siamo mai conosciuti di persona, ci siamo sempre sfiorati perché siamo vicini. Cioè, tre partite mi dispiace e gli faccio un grande in bocca al lupo. Sono state prese sono stati presi due attaccanti che sono uguali, Cianci e Magnaghi. Questo è stato un errore a mio avviso, perché poi alle spalle non c'è hanno levato Infantino che la mazza. Guido? Ma io seguo pochissimo, non lo so, però spero che si riprenda immediatamente, perché le ambizioni erano tante e gli investimenti enormi, quindi speriamo che Teramo raccolga il giusto.
Perfetto, chiudiamo qui, in bocca al lupo al Teramo, domani Teramo Paganese, ore 17.30, alle 18.57, grazie ad Aldo Fattore, Fabio Ferraresi, in bocca al lupo per la tua carriera di allenatore, non so se posso dire la stessa cosa per te Guido, perché comunque hai detto poc'anzi che ti rimetti in gioco, si rimette in gioco Guido Colangelo, un grande amico, grazie Guido per aver accettato il nostro invito. Agli occhi? Agli occhi più belli di Pescara. E quindi a Romina, mia moglie. Ciao Romina, ciao. Ci vediamo naturalmente sabato prossimo, terzo tempo live, prima 91esimo con il nostro Enrico Giancarli, Pescara, Benevento e tutto, grazie e buon pomeriggio. Oh,